Secondo le stime dell'UNESCO, le imbarcazioni che sono affondate nel corso della storia sono circa 3 milioni. Per questo motivo, oggi, tutti insieme, ci metteremo all'opera per costruire una grande casa galleggiante con un solo obiettivo: non far salire quel numero a 3 milioni e 1. La prima cosa che dobbiamo fare per non affondare è creare un progetto. In questi giorni ho fatto numerosi calcoli, ma sono arrivato a una sola struttura possibile, questa. Quello che dobbiamo fare è più o meno costruire una zattera di 3 metri per 3 e farla galleggiare attraverso dei contenitori in plastica che fanno appunto da boe e delle piastre di polistirene. L'unico problema? Ci sarà un cambio. Quindi gli step per questo progetto sono: affittare un furgone, comprare i materiali, costruire la struttura e testare il galleggiamento. Siamo arrivati a prendere il furgone, adesso lo prendo, non l'ho mai guidato prima. Vediamo che succede. Andiamo! Qui la festa! E la prima missione è ufficialmente completata. Adesso che abbiamo parcheggiato il furgone, dobbiamo comprare tutti i componenti per questa mega casa. E sono veramente tanti. Abbiamo ufficialmente preso tutto, adesso andiamo in cassa e paghiamo. Ma oggi il prezzo sarà veramente alto. E non sto scherzando, ragazzi. Abbiamo speso 245 euro di legno, 260 euro di plastica, 72 euro tra viti, tele e altro, per un totale di 577 euro. Diciamo che in 4 ore abbiamo speso l'ira di Dio. Diciamo che se non mettete like, piango. Ci siamo? Andiamo. Una volta tornati in studio abbiamo scaricato i materiali perché domani inizieremo la fase 3, la costruzione della struttura. Ma è pericoloso fare questa costruzione. Buongiorno, oggi la situazione è tranquilla, il tempo è buono, quindi possiamo iniziare a costruire l'imbarcazione. Inizieremo però da un modellino 1 a 10 per testare effettivamente se galleggerà o meno. Ci tocca iniziare a costruire. Questo sarà il pavimento della mini zattera che ricopriremo col polistirene e infine ci metteremo sopra i due contenitori. Poi facciamo la prova al mare per vedere se effettivamente con la mega imbarcazione non annegheremo. Uno! Fissate le viti alla base di legno al polistirene, abbiamo usato una colla potentissima per incollare i cassoni alla plastica. Ci sembrava una tecnica perfetta fin quando... Si è rotta. Non abbiamo utilizzato la tecnica giusta di incollaggio. Questo è un lavoro fallimentare. Molto fallimentare. Che facciamo? Oltre che schifo. Adesso ho preso la colla a caldo, così speriamo di aggiustare tutto. Dovremmo averlo riparato così. Adesso andiamolo a provare. Vito, siamo arrivati in acqua. Tu sarai colui che la dovrà testare perché sei quello che pesa di meno. Va bene. Ragazzi, pronostici? Secondo me ci riusciamo, ma l'unico problema potrebbero essere le onde. Ma Vito sì, è leggero. Per me la percentuale è veramente alta, oserei dire 100 su 100. Prima cosa, vediamo se galleggia. Addio! Galleggia! Galleggia, galleggia! Ora vediamo se riesce a sostenere il mio peso mediocre. Grazie al test in acqua abbiamo scoperto che in mare sarebbe stato impossibile galleggiare. Il prototipo si muoveva fin troppo a causa delle onde e Vito non riusciva minimamente a rimanere in equilibrio. È stato un grave problema che sono le onde, destabilizzano completamente la struttura. A questo punto dovevamo assolutamente trovare una soluzione. Sperando che ci sia bel tempo, il lago potrebbe essere la soluzione migliore, poiché non essendoci onde noi potremmo stare in completa tranquillità e non affondare. Ora ci mettiamo in sicurezza e iniziamo a costruire. Vamonos! Abbiamo messo a terra la struttura portante, che come potete vedere è abbastanza grande per riuscire a contenere tutti e quattro. L'unica cosa che dobbiamo fare? Farla galleggiare. Iniziamo col tagliare le travi così che possiamo incastrarle bene fra di loro. Siamo molto in ritardo con i lavori perché ci si sono rotti tutti gli arnesi, ma in teoria dovremmo aver rimediato. Adesso abbiamo completato lo scheletro e dobbiamo solamente attaccarlo tramite il trapano di ciabatte. Si inizia a sudare, eh? Fa caldo. Vai. E dopo ben 2 ore di lavoro estenuanti, finalmente abbiamo finito. Via! In questo momento la struttura pesa tra i 50 e i 70 kg. E come abbiamo visto dal progetto, con questa roba arriverà più o meno a 100-110 kg. Giù, regà! E mentre posizionavamo i contenitori e sembrava andare tutto bene, no, no, ragazzi, è rotto tutto. In teoria dovremmo mettere 4 casse per ogni lato in orizzontale, ma l'ultima è venuta a mancare. Quindi ne utilizziamo 3, poi ne compriamo un'altra.
comprarne un'altra è impossibile perché dobbiamo andare dall'altra parte di Roma e domani dobbiamo per forza stare in acqua. Non sapevamo veramente che fare. Però aspetta, dai. Proviamo così. Abbiamo provato a girare i cassoni sperando che questa soluzione funzionasse, ma ovviamente non ne avevamo la certezza. Abbiamo incollato tutti i contenitori ai propri tappi. Abbiamo anche posizionato il polistirene. È il momento di girarla. Raga, mi raccomando, attenti alle viti che dobbiamo ancora levare, eh. Giù. Oh, dai. Perché sta cosa non lo so perché. Ce l'abbiamo fatta! Dobbiamo smerigliare le viti di prima in modo tale da non ucciderci e andiamo a dormire perché domani finiremo il lavoro. Terzo ed ultimo giorno, questo è il momento della verità. Nel garage abbiamo trovato queste guaine. Abbiamo tappezzato tutta la superficie. Prossimo passo, mettere gli stativi per i bastoni che terranno il nostro tetto. Abbiamo piantato tutto, come potete vedere. Questi saranno i legni portanti della nostra tela che ci proteggerà dal sole. Anche se non avevamo calcolato che effettivamente questa guaina nera sta diventando sempre più calda. Ma ci metto due uova. In più la chicca finale che non vi abbiamo detto prima sono queste due cassapanche che potremo utilizzare da panche o da casse. È il momento di smontare tutto per caricare la struttura sul camion. Di lato, destra, di lato. Aiuto! Senti, mi ammazzate! Voi siete matti, questo era un membro dell'equipaggio in meno. Ci siamo, ragazzi, ottimo lavoro. Portato a termine il terzo step, mancava solo la prova più difficile: testare il galleggiamento. Ragazzi, siamo ufficialmente partiti. Ci siamo quasi. E direzione Lago di Albano. Ed è arrivato il momento di scaricare tutto. Per sollevare una barca da 100 kg hanno scelto il più forzuto. Tiè, carne di manzo italiana. Urca! Andiamo direttamente al lago. È complicato, eh? Vai, terra! Non si molla nulla. C'è chi si porta 50 kg di legno e chi come porta 30 grammi di salvagenti. Finiamo di posizionare i paletti di legno, poi mettiamo il telo che ci farà da tetto e alla fine faremo il primo test in acqua. Galleggerà? Spero proprio di sì. Lo spero anch'io. Vamos. Stiamo ufficialmente mettendo il telo finale. Abbiamo completato ufficialmente tutto. La nostra imbarcazione galleggiante è pronta per stare in acqua. Proviamo? Vai! Se è un flop mi ammazzo. E la messa! Madonna santa, si è pesa. Speriamo non affondi. Non possiamo appoggiare. Vai, lasciatela. Salgo, eh? Vai. Uno. Spingetemi di là la barca. Ho paura. Oddio, viene, eh? Salite tutti quanti. Andiamo. È il momento. Vai. Vai, Ciaffa, sali. 3, 2, 1. Su. Ma non è finita qua, perché se raggiungiamo i 5.000 commenti, la prossima settimana uscirà il video in cui passeremo 24 ore su questa zattera in mezzo al lago. In questo momento il fondale è veramente profondo. Siamo rimasti bloccati, ci potrebbe dare un passaggio a riva? Matteo! No! Quindi ragazzi, che dire, iscrivetevi e lasciate questi 5.000 commenti. Credo in voi, bella!